Salve, salve, salve a tutti, gente, salve, salve, io non volevo dire come Ned Flanders, ma non ci sono riuscito, perché sono un nabbo del cazzo. Salve a tutti, sono Dave, e siamo tornati su Minecraft. Perché non sento i suoni? Non lo so, proviamo ad alzare il volume. C'ho le cuffie? Voi lo sentite? Mi sa di no. Vabbè, sì, ci sono, ok. Ok, perfetto. Spero che mi sentite bene perché sto usando le cuffie Play, che uso oggi nella Play per registrare. Ora lagga perché è appena arrivato il mondo. Come potete vedere, è iniziata una nuova serie sul mio calendario. Sul calendario, Madonna, sul mio calendario. Sì, è il calendario di YouTube dove appunto ci sono tutti i miei video. È una nuova serie in Articore, come al solito, perché io le serie non le voglio prolungare in eterno. L'ho iniziata in Articore, in modo che se muoio finisco e ne ricomincio un'altra, oppure mi fermo. Se esce un'espansione muoio e ne ricomincio un'altra, così. Come mai sto usando questa serie? Ho deciso che voglio cercare di portare il video di Minecraft di nuovo sul canale, perché Minecraft mi manca e ho portato video di Minecraft, come ho già detto in passato. Perché appunto stavo aspettando l'aggiornamento come il 80% degli youtuber, alla fine mi sono rotto le palle. Nel frattempo mi è scaduto anche il server, quindi se volete fare qualche regalo al vostro rispo di Dave, perché sì, ho cambiato anche il nome, se vedete, sua rispo di Dave, perché mi piace, non perché sono rospo, ma perché rispo è risposta, risposta, sì, perché dicono tutti quanti a loro che ho la risposta pronta e quindi mi sembrava giusto, mi piaceva, basta. Cosa faremo in questa serie hardware? Cercheremo di sopravvivere per lungo possibile. Ricordiamo che in passato in qualche mia serie hardcore è successo che sono morto subito, a 32 chunk, sta grandissima minchia. Facciamo 16 che ci bastano, non mi serve, mi guardare a 32 chunk di distanza. Il computer non ce la fa, 32 chunk. Comunque, cercheremo di sopravvivere a quella che è la prima notte, che è la più difficile, e non appena diventa di nuovo giorno, creerò un bell'orticello. In realtà se ci riesco prima che diventa notte addirittura, sarebbe ancora meglio, però la vedo un po' dura. Per essere in tema serie improvvisata, nemmeno. Comunque, penso che farò qui la mia casa, qui il mio tutto, perché sono nato qui. Adesso sono spawnato, mi scuso di cercare un posto perché non gioco a Minecraft dall'ultimo episodio di Minecraft, più o meno, esattamente. E quindi sono riuscito, mi sto azzeccando molto a Fortnite. Ho visto la nuova stagione, ora 30 secondi prima di iniziare a registrare, ho fatto la mia vittoria, bellissimo l'ombrellino, a modo ombrellone da mare, veramente bello. Per chi gioca a Fortnite su PlayStation mi può aggiungere il nick, vabbè, se mi aggiungete con l'account di Epic potete anche cercare ZDave, perché i miei amici vogliamo chiamarci la Z Squad, che non so perché, in realtà l'hanno deciso loro, a me andava bene perché non avevo ancora una squadra e mi ha fatto molto piacere. Stiamo facendo un bello scudo sulle vittorie, stiamo migliorando tutti e iniziano i lavori sotto casa. Cioè, è una vita che non facevo video, niente è successo, ho fatto il video, ho iniziato la registrazione, iniziano i lavori sotto casa, mi sembra giusto, ma è tutto normale, la vita degli youtuber, sappiatelo. Comunque, con che frequenza porterò i video, vi starete chiedendo. Non lo so, questo starà a voi decidere. No, non voglio fare quella cosa. Se lascio 10 pollici in su, carico un altro video. A me piace caricare video, voglio ricominciare. Mi ero un po' annoiato perché appunto non usciva questa versione. Però giocando a Fortnite, che Fortnite è a cubi come Minecraft, se ci fate caso. Ovviamente ora tutti quelli che amano Fortnite e odiano Minecraft mi distruggeranno nei commenti dicendo ma che cazzo dici, sono dei giochi, sicuramente. Però se ci fate caso anche lì funziona con i chunk. Minecraft sono misurati in 16 blocchi, là sono misurati in quadrati, che se vedete quando viene buttate dal bus vedete che ci sono questi quadratoni che dividono ogni zona. Infatti il muro che rompi è un quadrato,
e così via, sono blocchi. E anche lì si costruisce con la differenza che lì è tutto PvP. A me piace molto perché non è un buy for win, se così si dice, non mi ricordo neanche. Sì, devo farmi giustamente le prime cose. La piazziamo pure su. Allora, piazziamola un attimo. Quindi anche io riesco a concludere qualcosa che non spendo nulla sui giochi. Disse. Comunque. Facciamoci le prime cose appunto per resistere a un eventuale attacco zombie. Ci facciamo la nostra carissima spada, ottimo, fatta. Ci facciamo tutti gli attrezzi del caso. Iniziamo la pala, l'icone, eccoli qua, anche la pala e un'ascia. La zappa la voglio fare più là, magari vado un po' in miniera. Beh, vabbè, forse mi serve prima la zappa. Allora non la togliamo questa di qua, facciamoci anche la zappa, perché se riesco a fare un po' di utensili vari, io la zappetta me la fo così. Sì, dovevo farmi anche la, come si chiama, la chest, e mi sono dimenticato. Vede bontà, non mi ammazzate per questo che ho fatto, ho dimenticato di farla. Come si svolgerà questo primo episodio, come si svolgerà la serie, non lo so ancora, non ho preso ancora una decisione per quanto riguarda la serie, vi ripeto, l'ho improvvisata questa sera, che ho detto voglio ricominciare a giocare a Minecraft, voglio ricominciare a registrare. Il computer non lo mantiene perché ancora non ho avuto la possibilità di comprare un PC nuovo, ma col mio portatile messo un po' a posto con qualche piccola sistemazione, credo di riuscire a fare qualcosa. Come costruire la casa? Penso creerò una baita in legno, visto che siamo in mezzo alla neve, mi piace molto come idea. Visto che siamo su una piccola montagnetta vicino al mare, inizierò dalla mansarda, se vogliamo chiamarla così, e poi un po' alla volta scenderò verso il basso fino ad raggiungere il livello del mare. E avere lì la nostra bellissima casa sul mare. Inizierò a costruire sin da subito. Oh, ma quello no, non è un deserto. C'è molta sabbia, però non è un deserto. La cosa mi dispiace. Cioè, non mi dispiace che la sabbia è utile. Poi se c'è un piccolo deserto davanti, tanto di guadagnato. Romperò questi alberi. La baia si lavora di questi alberi perché il legno che più si ci addice. C'è una montagna innevata vicino al mare, però potrebbe essere qualcosa di interessante. Ora vediamo cosa possiamo fare. Per quanto riguarda il tetto, lo facciamo sì in questo episodio, perché farò tanti alberi e almeno ci provo senza morire. E andiamo avanti. Per ora mi limito a rompere qui, raccogliere gli alberi, e per voi sarà un attimo che vedrete anche già gli alberi ripiantati. Allora, non ho fatto molto legno, non ho ripiantato quelli che sono gli alberi perché volevo iniziare a costruire visto che già sto venendo notte. Come vi ho già detto, questa sarà una mansarda, quindi ci sarà un tetto leggermente a spiovente, però avremo un lato basso come tutte le mansarde e un lato alto. La casa sarà, diciamo, rivolta, diciamo, lato basso, due lati bassi verso il mare, e davanti ci sarà una bella terrazza. Quindi inoltre qui ho una casa neanche troppo larga, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, dai, di profondità, perché è l'ultimo piano. Poi c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, che mi piacciono le cose dispari. E qua dobbiamo tornare a 9, quindi sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e dobbiamo tornare verso di là. Questo sarà il contorno della nostra dolce dimora. Per ora non metteremo anche il pavimento. Allora, se abbiamo fatto 19, tolti i due laterali sono 17, quindi 17 diviso 2 sono 8 al nono coso. Quindi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Qua ci sarà l'entrata.
Già sta facendo buio, il che mi preoccupa, perché buio significa mostri e mostri in Abacos il primo giorno. Non sarà una bella cosa. Allora, questo sarà anche il lato alto, mentre il lato basso, appunto, sarà più basso, che due scuole di parole, e sarà 1, 2, penso che basti, e poi ci verranno le slab sopra, in questo modo. Ora mi prenderò la crafting table e me ne andrò a fare un buco, diciamo che sarà la nostra miniera, perché non voglio morire così a crepisodio, e ci vediamo tra 10 minuti. Quando usciamo dalla miniera. La miniera la voglio fare vicino a casa, qui dietro, visto che la casa sta qui sopra, qui sarà leggermente più distante. Già ne abbiamo una, non so se esplorarla in quanto non ho torce. Porca miseria, però mi serve per forza. Comunque ci vediamo fuori. Prendo 8 pezzi, inizio a fare torce e ci vediamo quando sarà. Non ci posso credere, siamo così fortunati. Cioè fortunati per modo di dire, cazzo, che c'è un mob spawner proprio qui vicino a dove siamo spawnati. Ragnetto, per favore, vieni qua. Dai, con la prima esperienza. Siamo mob spawner di ragni. Fortunati sni. Però con la spada di legno veramente ci vuole un botto, Cazzarola. Vediamo insieme cosa. Cioè, ho fatto già un po' di esperienza. Allora, pane, corticelle e semi per iniziare a fare un orto. Il libro incantato. Che cosa? Tocco di velluto, ottimo. Di qua, corticelle, una sella, due selle, altre corticelle e redstone. Abbiamo risparmiato anche sulle ceste. Non mancherà di utilizzarlo questo mob spawner. Sicuramente verrà utilizzato. Per ora ci limitiamo. No, 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 no,
È andato? Dove sei? Dove sei, brutto stronzo? Stronzo di un creeper, dove sei? Non iniziamo la serie col botto, per favore, non ci tengo tanto, eh. Sta nevicando, bene. Abbiamo fatto legno, abbiamo fatto tutto ciò di cui avevamo bisogno. Ci manca solo che ora faccia giorno. Ok, ho illuminato parte della caverna, ho fatto pure il creeper, di fatto l'inventario pienissimo, mi ritrovo a camperare sin dal primo momento di Minecraft. Andare a aspetta, qua c'è un posso liberare uno, quindi posso già raccogliere un seggio d'acqua. Qui ho tutto l'albero prima per poter fare di cui avevo bisogno realmente. Questo se non lagga non è un problema reale. E dai, sta laggando. Fortuna vuole che io abbia provato il panino giù, anche se ho la carne marcia nell'eventualità. La cosa bella è che ormai in questo mondo è giorno. L'unica cosa che non vanno diagnosi, perché c'è la neve, lì c'è pioggia e io so poca vita. Mi sembra una cosa giusta? No, meno. Cioè, da la neve vanno via. Sotto la neve muoiono. Che bello! Che benessere! Signor Scheletro, lei può venire quando le pare e piace a lei. Nel frattempo io mi inizio a fare la mia mansarda, mansardina. Questa sarà la prima delle tante vetrate che avrà la mia mansarda. O almeno spero ci sia. Ok, per essere una mansarda di tutto. Guarda come mi guarda quello stronzetto da là fuori. Vorrei allontanarmi solo per farlo spawnare. Vorrei un letto solo per far smettere di nevicare, perché mi irrita questa neve. Anche se è solo un gioco. I creeper che non muoiono di giorno, mi sembra giusto. Cioè, è pieno di creeper che non muoiono di giorno. Facciamo il primo anche come il secondo. Ora mi arriva il creeper alle spalle e io muoio. Poi facciamo un gradino più alto, perché siamo sul tetto. È tutto ok. Credo. Ok.
Poi ovviamente adesso la sto facendo in questo modo, poi aggiungerò delle vetrate belle grandi e spaziose anche sopra al tetto, altrimenti che mansarda è, deve essere più che una mansarda, deve essere un attico. Bello, io sto nell'ambito delle costruzioni, quindi un po' diciamo niente. No, 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 no. Questa è una cosa pericolosissima, quella che è appena successo, ok? Che non debba succedere più nemmeno una volta. Davanti sicuramente verrà una grande vetrata, come sui lati, quella piccola vetrata, perché le mansarde hanno bisogno di molta, molta, molta illuminazione. La neve si farà ove sì e ove no. Spero che facendo in questo modo io riesca a fare questo tetto leggermente con la punta centrale. Mi ha sparato appena adesso quello stronzo di una scena. Io volevo fare l'altra metà di tetto. Porca di una miseria zozza. Adesso diventa di nuovo notte e non lo farò mai più. Questa metà di tetto, l'altra metà di tetto, uffa. Mi dovrò andare di nuovo in miniera. Tra l'altro, ho solo la carne marcia. So che ne avrò quantità industriali un giorno, potrò scambiarlo con il clerico, il chierico, come si chiama lui, il chiavico. Però porca miseria, quello scelto è adesso che non l'ho visto. Lui mi ha visto invece, eh. Mi sa che devo mettere qualche torcia pure qua sotto in modo che non ci spawni nulla. Eccolo lì, adesso viene a rompermi le palle, perché è giusto così. È giusto perché Minecraft deve cacare le palle, sa che io sono un hardcore, mi mette sti bastardi. Ok, va bene. Che non poteva far spawnare cioè una cassa bonus. Però sai una cosa, ragazzi, questi alberi anti casa sono bruttissimi, eh. Visto che lì non hanno intenzione di desuonare quegli stronzetti lì, allora io mi pianto due tiri di zucca qua. Nel frattempo mi sembra giusto che si faccia di nuovo notte, e allora io piazzo un po' di torce giusto qua intorno. Le ho messe un po' a caso perché ho pappato così e via. Bene, così sciogliamo anche un po' l'acqua, mi sembra giusto. A fare un po' di sabbia, non credo di riuscire, però ci provo comunque. Spero di poter fare qualche torta di zucca almeno. Ci vediamo tra qualche istante. Allora, smesso finalmente di piovere e ho fatto diciamo una facciata mediocre della casa. Sta arrivando un bel zombie, prometto che salire sopra. Signor zombie, pensare un attimo, diventata di notte nel frattempo, ho messo a cuocere un po' di legno per fare altro carbone per le torce, perché vorrei illuminare il tetto in modo che non ci spawni nessuno. Vabbè, sono le 3. Il centro è questo, non vediamo che però vorrei creare anche quest'altro punto. Qua invece è il contrario, vedete? La parte sopra le voglio mettere, no. Quindi se vado da all'esterno, vado all'interno, quindi una qua, sono pieno di mostri qua sotto, sì. Poi una volta li faremo scomparire tutti, almeno ci provo. Devo andare a cuocere quel ferro, cioè questi vetri, fare le lastre con le quali chiudere tutto. S 12 con 12 blocchetti dovrei avere 16 16 32 lastre. Vabbè, finché stanno così io non mi scomodo più tanto. Lì si vede l'orticello, che si vedrà anche la mansarda. Sotto da quella parte dove già ho trovato la miniera ci sarà appunto la miniera con il nuovo spawner, che mi sembra la cosa più che giusta. E un po' alla volta si farà di tutto con tutta calma. Ok, mettiamo a cuocere un po' di questo, il carbone. Beh, facciamoci un altro paio di torce giusto per
adesso questo ci possiamo permettere. Mettiamo un paio in casa. Poi per il prossimo episodio penso che vi farò trovare pronto anche il pavimento e spero anche i vetri, perché ne ho veramente bisogno di farli, altrimenti qua mi entrano tutti in casa e fanno il comodo che quello che gli pare. L'unica cosa che farò adesso è che ho una casa, almeno una volta fatta la volta, però col creeper cazzo è un problema. Signor zombie, quando vuole la posso ammazzare con calma. Sinceramente ho messo i vetri, almeno quelli necessari per non far entrare troppi mob in casa. Poi tutti quest'altri li posso mettere con tutta calma quando mi pare e piace. No, consumo quelli che ho. Dovrebbe essere altri 3, 6, 7, 7, 14 tempo. Poi anche questo qua sarà tolto, fatto in vetro. Non ho legno per fare, ho fatto troppi stick perché mi servivano le docce, e non ho il legno per la porta. Vediamo la casa senza una porta, sta bella. Da mettere l'ultima doccia che mancava, l'ho messa, ne ho messo tutto, è meglio qui. Quindi questa scala la porto poi diverso. Spero che nel prossimo episodio riusciamo a fare l'orticello in modo che stiamo più tranquilli. Per ora mi devo limitare, anzi devo fare il pavimento. Ho fatto già tante cose, non riesco a staccarmi dietro. Bene. Bene. Meglio così, non sarei dura più episodi. Voglio cercare di registrare sempre insieme a voi. O almeno ci provo. E ragazzi, cosa vi posso dire, ragazzi, ragazze, uomini, donne? Io vi ringrazio per questa visualizzazione che avete fatto e per il pollice in su che l'avete lasciato. Poi sta a voi commentare per dirmi cosa ve ne pare, scrivermi quello che volete, scrivetemi, io leggerò tutti i vostri commenti, tranne quelli che YouTube li mette automaticamente come spam, perché non mi interessa lo spam, c'ho abbastanza email spam, però vi invito a ringraziarvi perché l'unico modo per ringraziarvi è fare video. E quindi penso che continuerò a fare video finché mi sarà possibile, finché riesco. Sentite anche la musichetta di Minecraft, che è molto carina per salutarci, è perfetta. Ragazzi, mi sto ripetendo non so quante volte dicendo questo, ragazzi, però ci vediamo nel prossimo episodio. Questa volta fa cagare, la dovrò cambiare. Mi sembra giusto. Mi sì. Sembra che faccia boh. Ciao a tutti.